successivo, essendo di no eclettico, riuscì ad arrivare al terzo in volata. Ricorda qualcuno? Magari ultimamente. Terzo, battuto da Martens al suo secondo mondiale. Il primo lo vinse nel 1976 a Ostuni battendo Moser e terzo Conti. E secondo arrivò anche in quell'occasione un italiano, Giuseppe Saronni a Praga. Ennesime polemiche nella formazione azzurra con Baron Kelly, che si disse non volle tirare la volata a Saronni per motivi di picca, molto semplicemente. Perché era stato recuperato all'ultimo chilometro. Non lo sapremo mai, molto probabilmente. Il mondiale, anche quella volta, ha vinto da Martens su un italiano. 2 su 2 per il buon Martens. 1982. Un'Italia finalmente senza polemiche. Tutti per Saronni. Saronni non tradì. Vinse Woodward 41 anni fa su LeMond e Kelly. Un po' di tutto rispetto. Saronni, che fece anche bronzo a Colorado Springs qualche anno dopo. 1983, il mondiale, uno dei due mondiali anzi, di Greg LeMond. L'argento dell'anno prima dominò, arrivò da solo 1 minuto e 11 secondi sul padre di Mathieu Van Der Poel, Adrie, e terzo Sean Kelly. In quegli anni l'Irlanda andava anche ai mondiali, va detto. 1984, Claude Criquillon su Claudio Corti e Bauer. Claudio Corti alla fine della gara disse: ho sprecato la mia unica occasione. Evidentemente si sentiva di poter vincere quel mondiale. Non ci riuscì, forse perché non ci credette abbastanza. E Criquillon vinse quel mondiale spagnolo al Montjuic 11 anni dopo Eddy Merckx su Felice Gimondi.